Buonasera, bentrovati. Stasera parliamo di matrimoni, si avvicina il mese di maggio, tanti sono gli sposi che decidono di convolare a nozze proprio in questo mese, però parliamo del matrimonio come sacramento e parliamo anche di nullità matrimoniale. Per quello stasera abbiamo invitato il vicario giudiziale della diocesi di Livorno, Don Buonasera, Alberto Vanzi. grazie per questo invito. Don Alberto è anche il parroco di Sant'Anna a Quercianella, non ce lo dimentichiamo, e così Certo. saluta anche i suoi fedeli di Quercianella. Don Alberto, in questo tempo, in questi ultimi tempi, si è sentito parlare di più delle cause di nullità. Innanzitutto facciamo una distinzione fra nullità e annullamento, perché non è proprio la stessa cosa. Eh sì, certamente, è utile fare questa distinzione perché normalmente noi utilizziamo il termine annullamento, no? Quando c'è un contatto, una persona viene a chiedere la possibilità di annullare il suo matrimonio e questo è un termine sbagliato perché la Chiesa non annulla il sacramento, non annulla matrimoni, ma li dichiara nulli i matrimoni. In italiano vuol dire tutta un'altra cosa, la nullità vuol dire che quel matrimonio non è mai stato celebrato perché mancava qualcosa di costitutivo che non l'ha mai fatto sorgere. Annullamento vuol dire invece che quella realtà c'era, il matrimonio, e tu la distruggi. Ecco, la Chiesa non fa gli annullamenti, dichiara nulli i matrimoni. Ultimamente se ne parla di più, da circa una decina d'anni, perché la riforma di Papa Francesco ha cambiato qualche cosa. In particolare, che cos'è cambiato? Si parlava prima di Sacra Rota, Rota Romana Questi e. sono termini un po' più vecchi, precedenti addirittura alla riforma di Papa Francesco del 2015 della Mitis Iudex. Il Papa ha chiesto che queste procedure fossero celeri, veloci e soprattutto che fosse garantita ai fedeli che fanno richiesta di fare una verifica sulla validità del proprio matrimonio, che i tribunali fossero anche vicini, prossimi. E quindi diverse diocesi in Italia, dopo la riforma di Papa Francesco, hanno deciso di staccarsi dai tribunali regionali, che normalmente erano costituiti nel capoluogo regionale delle varie regioni dell'Italia, per formare un tribunale diocesano competente per le cause di nullità matrimoniali. Toscana i vescovi hanno deciso di fare diversamente, o meglio, hanno ritenuto di applicare al meglio la riforma di Papa Francesco, conservando il Tribunale regionale a Firenze, competente solo per le cause di nullità matrimoniali. Quindi, preservando questo tribunale, i vescovi della Toscana hanno ritenuto comunque di garantire, da una parte, la prossimità ai fedeli, perché ogni vescovo con i suoi collaboratori nella sua diocesi può in qualche modo avviare una fase pregiudiziale, cioè di una preverifica se ci sono le condizioni e quindi poi di accompagnarli a Firenze. Di celerità perché un tribunale regionale permette di avere un organico anche qualificato per rendere appunto anche poi le cause più veloci e più semplici da trattare. Quindi c'è tutte le competenze di un tribunale a tutti gli effetti. Con tutto l'organico di un tribunale, quindi con i Gli giudici, avvocati. gli avvocati, il difensore del vincolo, che è la parte opposta all'avvocato, che appunto è colui che difende il matrimonio in un processo di nullità matrimoniale. Vediamo alcune tabelle relative ai dati statistici di queste cause di nullità. Sono dati proprio relativi agli ultimi anni. Ecco, queste sono tabelle che sono state presentate il 15 marzo nel Dies Annualis del Tribunale regionale etrusco di Firenze, peraltro è stata anche inaugurata la nuova sede, quindi questo vuol dire anche un investimento che i vescovi hanno dato a questa struttura. Il dato interessante che può essere interessante da sottolineare sono le cause introdotte nel 2023. Quindi sono state introdotte in tutta la Toscana 118 cause di nullità, alle quali si deve aggiungere però anche il dato dei processi brevi, che invece vengono celebrati non nel Tribunale regionale, ma vengono celebrati i processi brevi nelle singole diocesi, perché sono i processi brevi, come
li ha voluti Papa Francesco, vuole che sia il vescovo il giudice della causa di nullità matrimoniale. Quindi, se ci sono delle condizioni, se la nullità è evidente, se le parti sono d'accordo, allora queste cause possono essere trattate nelle singole diocesi, istruite dall'organico del Tribunale diocesano, e poi è il vescovo che le decide Quindi ancora più personalmente. velocemente. Vediamo la seconda tabella che riguarda. L'altro dato interessante che Ecco volevo questo. sottolineare è che sulle 118 cause introdotte lo scorso anno, nel 2023, 78 sono state patrocinate gratuitamente. Che cosa vuol dire? Anche per sfatare alcuni miti che ci sono sui costi, quanto mi costa, quanto non mi costa, la Chiesa ci vuol lucrare. 78 cause su 118 vuol dire 2/3. 2/3 delle cause introdotte nel Tribunale regionale sono state patrocinate gratuitamente, perché il Tribunale di Firenze mette a disposizione tre patroni stabili, tre avvocati gratuiti, e le mette a disposizione di tutti. È una scelta, che il Tribunale regionale ha fatto, che i vescovi della Toscana hanno fatto, di non. Così, di dare l'idea che ci sia qualche impedimento dovuto a questioni economiche, quindi no, l'avvocato gratuito viene dato al ricco e al povero, e quindi chi vuole avvalersi dell'avvocato gratuito basta che ne faccia richiesta. Quindi, Invece negli altri casi qualcuno ha scelto invece di. se per motivi personali uno si può avvalere di un avvocato di fiducia, quindi a pagamento, come il restante del numero delle Guardiamo cause, l'altra tabella dalla regia, Angelo Serantoni se e ci manda la seconda tabella, vuol ecco. dire che in qualche modo uno ha voluto così valersi di un patrono di fiducia, di un avvocato di fiducia, che comunque c'è da dire che ci sono delle tabelle stabilite dalla conferenza episcopale in cui un avvocato di fiducia comunque non può chiedere al di Delle cifre sopra. spropositate, ecco. Vediamo un'altra tabella ancora in cui emerge un altro dato significativo. In pratica sarebbero le Questa tabella è motivazioni, interessante diciamo. perché ci fa vedere i vari capi di nullità, cioè i motivi per i quali un matrimonio può essere dichiarato nullo. E la frequenza è un indicatore, potremmo dire, sociale, perché ci fa capire anche come è un campione, potremmo dire, ci fa capire come è la società. Il fatto che la maggior parte delle cause siano introdotte per il canone 1095.2, 88 cause, quindi le simulazioni, esclusione della prole e indissolubilità, è un numero significativo, anche quello delle esclusioni, ma non è forte Cioè, come vuol dire che quello. prima di sposare non volevano Quindi figli, non vuol dire credevano che nell'indissolubilità. l'esclusione della prole vuol dire che uno per vari motivi, prima del matrimonio, decide di non avere figli dal suo futuro matrimonio, o decide di non avere l'indissolubilità a un matrimonio per sempre. Ma l'altro dato, 88 per il canone 1095.2, vuol dire la maturità canonica, la maturità richiesta per celebrare un matrimonio cristiano. E spesso per condizionamenti interni, una persona non è in grado di fare una valutazione di quelli che sono i diritti e doveri matrimoniali. Quando uno viene costretto a Viene sposare. costretto, ma internamente, quindi c'è un condizionamento Psicologico. psicologico, e uno sceglie il matrimonio per liberarsi da questo condizionamento psicologico, Magari anche ma dalla non famiglia, anche giusto? dalla famiglia, ma ripeto, però non è indotto esternamente, è sentito, percepito internamente. E quindi per verificare questo condizionamento si chiede anche il supporto di un tecnico come uno psicologo, uno psichiatra, che dovrà fare poi una perizia che viene allegata agli atti della causa. Questa, diciamo, mancanza di maturità, no? Per avvicinarsi al sacramento, perché ricordiamo si parla sempre di sacramento del matrimonio, quindi gli effetti civili sono un altro discorso, un discorso a parte, giusto? Certo, gli effetti civili, quello ci pensa lo Stato, ci pensa i vari organismi dello Stato. È un matrimonio concordatario e quindi c'è una doppia competenza, potremmo dire. E uno che ha celebrato un matrimonio concordatario non si dovrebbe fermare solo al divorzio,
che risolve gli effetti civili del matrimonio, ma ci sono anche le questioni spirituali Da mettere in chiaro, da da riconciliare. mettere. Vediamo la storia di Anna, che magari poi ci può fare chiarezza su questi aspetti. Mi sposai a 18 anni, dopo 3 anni di fidanzamento, e ero molto giovane e inconsapevole del fatto cioè non avevo conoscenza del sacramento del matrimonio, cosa fosse. E io mi facevo l'idea del matrimonio come la mia idea della famiglia del Mulino Bianco, dove non si litigasse mai, dove non ci fossero problemi. Oggi ho capito che il mio matrimonio era un matrimonio per fuggire dalla situazione in cui vivevo. Dopo 15 anni di matrimonio, molto faticosi, praticamente ci siamo separati. Quando ho conosciuto il mio attuale marito, andavamo alla messa insieme, perché lui era abituato. Abbiamo avuto la grazia di trovare una chiesa che ci accoglie, ma soprattutto famiglie che con il loro amore ci hanno testimoniato l'amore di Dio Padre. In questo cammino con il nostro padre spirituale abbiamo capito che c'era la possibilità comunque di far verità. Lui mi disse che vedeva in tutto questo proprio il matrimonio precedente nullo, proprio perché non c'era stata la consapevolezza del sacramento. Non ci accostavamo all'Eucaristia, ma abbiamo scoperto che era il Signore che veniva a fare Eucaristia con noi. E potevamo fare Eucaristia in tanti modi diversi, che non era quella di ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Avevo paura di scavare dentro me stessa, c'erano delle ferite molto profonde e quindi la paura mi aveva fatto, diciamo così, prendere le distanze da questo. Abbiamo avuto anche la grazia di poter accompagnare e testimoniare quello che è stata la nostra storia, il nostro incontro con il Signore, a delle persone che si trovavano nella nostra stessa situazione. Il consiglio che vorrei dare alle persone che stanno vivendo questo è quello di, prima di intraprendere la strada per chiedere o vedere se c'è la nullità, è di fare chiarezza dentro se stessi, di rivedere la propria storia, perché se non si fanno alcuni passaggi non si può affrontare, diciamo, un percorso così profondo e doloroso. Io non potrò mai dimenticarmi comunque la vita che ho vissuto, quello che ho vissuto, perché fa parte della mia storia e poi, per non dimenticarmi, oggi che posso ricevere l'Eucaristia, chi sono stata. Ecco, una testimonianza forte, però è indicativa proprio di questa inconsapevolezza del sacramento, giusto? Questa ragazza era arrivata al matrimonio senza capire. Sì, non so il motivo per il quale il suo matrimonio, il matrimonio di Anna, sia stato dichiarato nullo, ma potrei ipotizzare per il 1095.2 dalla testimonianza che ha dato. Però è bella la testimonianza perché ci fa capire il motivo per il quale un credente, un cristiano, deve chiedere la verifica della validità del suo matrimonio. Dicevamo prima che il divorzio che dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio per un credente non basta. Quindi ritengo che ci sia un dovere morale, no? Di chiedere alla Chiesa di verificare la validità del proprio matrimonio, perché i processi sono degli strumenti pastorali che la stessa Chiesa ci mette a disposizione. Perché se un cristiano si domanda se il suo matrimonio è valido o meno, ma io davanti a Dio, per quale motivo si fa una causa di nullità? Per rispondere a una domanda, ma io davanti a Dio sono sposato o non sono sposato? Davanti alla Chiesa, davanti al Signore, sono coniugato o non sono coniugato? Le cause di nullità matrimoniali danno una risposta, cercano di dare una risposta in base a una indagine che si fa e si verifica se il matrimonio è stato celebrato validamente oppure no.
Anche perché dietro ci sono delle storie, appunto, lo diceva anche prima quella signora, molto di sofferenza poi alla fine, no? Sì, ci sono delle storie di sofferenza e una causa di nullità risponde anche a una sofferenza. Risponde non solo al quesito se sono coniugato o non sono coniugato, ma anche al fatto che se quella persona è mio marito o mia moglie, perché ovviamente poi ne seguono tutta una serie di obblighi, no? Nei confronti, obblighi religiosi, no? Nei confronti di mio marito e di mia moglie, perché quella è mia moglie e mio marito. Vediamo che sta scorrendo uno dei volantini che la diocesi di Livorno ha messo a disposizione proprio per le tante situazioni che vengono all'ufficio, ma chissà quante ce ne sono e che magari non sanno che c'è questa possibilità Sì, di. questa è stata fatta una campagna durante un anno in cui i parroci sono andati in visita per la benedizione delle famiglie e sono stati portati nelle case per chi ne aveva bisogno, perché è importante il primo contatto, Anna appunto parlava del far chiarezza dentro di sé, il primo contatto è sempre il parroco, il padre spirituale. Il confessore, il prete che era mio insegnante di religione, un Un sacerdote che in qualche sacerdote. modo è stato significativo per la mia vita, che l'ho conosciuto al catechismo, e si incomincia da lui, si incomincia da lui, non da Google, perché il rischio è un po' di fai da te, no? Quindi vado su Google e guardo un po' cosa Oppure magari inventare. qualche coppia che ha avuto la stessa esperienza, perché ci sono anche, li chiamano i percorsi di luce, no? Dei cammini di riconciliazione spirituale in cui Don Raffaello Schiavone, che è qui della diocesi di Livorno, sta incontrando queste persone che vivono situazioni così di Nella sofferenza. nostra diocesi, possiamo dire è un'eccellenza della nostra diocesi, percorsi di luce che si inseriscono nella fase pregiudiziale delle cause di nullità matrimoniali. Questo gruppo accoglie persone che hanno vissuto un fallimento del proprio matrimonio, magari hanno iniziato una nuova relazione affettiva con un'altra persona, o magari si sono sposati civilmente. E la Chiesa si deve fare prossima anche nei confronti di queste persone. È lo stile di Papa Francesco che ci richiama a questa prossimità incondizionata, che è la prossimità di Gesù poi. Vediamo Don Raffaello cosa ci ha mandato in questo video in cui ci spiega appunto l'utilità di questi percorsi. All'interno della nostra diocesi, ormai da diversi anni, viene proposto un cammino per i separati, i divorziati, gli sposati. Il titolo è Percorsi di luce, vuole essere un aiuto per riscoprire la luce nelle tenebre che nascono quando un matrimonio fallisce. Prima di tutto per aiutare ogni persona, ogni coppia a sentirsi sempre amati dal Signore che si china sulle ferite di ognuno, a recuperare anche un proprio ruolo, un proprio servizio all'interno della Chiesa. Agevolati in questo dalle aperture anche della Moris Laetitia, questo documento di Papa Francesco sulla realtà della coppia, del matrimonio, che prende in considerazione, soprattutto a partire dal capitolo 8, quella che è la situazione, la sofferenza, la difficoltà di chi ha sperimentato il fallimento del proprio matrimonio. Abbiamo cercato di realizzare questa finalità negli anni passati attraverso la lettura dei Vangeli, soprattutto negli ultimi anni, il Vangelo dell'anno, gli incontri che Gesù ha avuto con diversi personaggi, dove lui si è chinato sulle ferite, sulle sofferenze, sulle prove delle persone per dare a tutti speranza, guarigione, fiducia. Quest'anno abbiamo cercato invece, e siamo ormai a più di metà del percorso, di rileggere totalmente Amoris Laetitia, questo documento di Papa Francesco. Nella convinzione che è alla luce della ricchezza e della bellezza del matrimonio, secondo la grazia del Signore, che uno si rende anche conto dei propri limiti, forse anche delle colpe che ha avuto. E questo è importante, è una condizione che Papa Francesco mette perché si possa anche realizzare quello che è il desiderio di tanti, ritrovare una piena, totale comunione all'interno della Chiesa attraverso un itinerario di riconciliazione sacramentale. E una condizione che Papa mette è proprio questa:
renditi conto di quello che hai realizzato, degli errori che hai compiuto, ma apriti sempre al perdono, all'amore, alla misericordia del Signore per guardare avanti. Quindi, se da una parte è importante invitare ad una verifica della validità del matrimonio, ecco il discorso della possibile nullità matrimoniale, dall'altra si tratta di prendere per mano ogni persona perché poi attraverso un confronto particolare con un sacerdote che possa seguire questo cammino, si possa finalmente riaccedere anche alla comunione. Credo che sia il desiderio di tanti che sentono anche questo vuoto, questa carenza proprio nella situazione che stanno vivendo. Chi vuole ancora essere coinvolto, chi vuole approfittare anche dei prossimi incontri, può rivolgersi a me o attraverso la telefonata, un messaggio su WhatsApp oppure attraverso la mail, è tutto a disposizione sul sito della diocesi. Come ugualmente si possono rivedere anche le videoregistrazioni degli incontri degli ultimi anni, che sono sempre una ricchezza particolare per chi non ne avesse potuto usufruire perché non conosceva questo itinerario, perché non era nella possibilità di essere presente. Auguro a tutti la possibilità di trovare anche, di approfittare di questi incontri, proprio perché al Signore e alla Chiesa sta a cuore la serenità di ognuno. Questa è un po', diciamo, la soluzione dopo, però in un certo senso c'è anche un invito a arrivare al matrimonio più preparati. I Sì, corsi ovviamente servono a qualcosa, i corsi di i corsi preparazione al di matrimonio. preparazione al matrimonio servono a questo, quindi a prendere, a fare una scelta matura. E non è detto che i fidanzamenti, come purtroppo a volte vediamo noi, no? Nelle varie istruttorie, quando sentiamo i testimoni, c'è una sorta di resistere all'interno di una relazione preconiugale che invece dà tutta una serie di indicazioni che ti porterebbero a dire chiudi qui il rapporto, non chiudere il fidanzamento con il matrimonio, chiudilo con l'interruzione del fidanzamento perché non ci sono presupposti per andare avanti. A questo dovrebbero servire anche i corsi in preparazione al matrimonio. Ti dovrebbero far prendere coscienza anche di interrompere il fidanzamento se non è il caso. Invece spesso si arriva proprio al matrimonio e poi dopo però si ricorre alla causa di nullità. Una curiosità, Don Alberto, come si arriva a diventare vicario giudiziale? Come funziona il tribunale ecclesiastico? Ma Sono solo innanzitutto, preti o ci allora, sono vicario anche laici? giudiziale sì, quindi ci sono delle figure all'interno del tribunale che sono riservate come il vicario giudiziale ai sacerdoti, quindi ai sacerdoti che però hanno fatto un Degli tipo di studi studi particolari. presso le varie facoltà di diritto canonico presenti o a Roma o anche in altre parti d'Italia, per esempio c'è una facoltà di diritto canonico anche a Venezia, non solo a Roma. Quindi bisogna acquisire dei titoli di studio e entrare nell'organico del tribunale, però c'è da dire che sono presenti anche giudici laici, non solo, non c'è solo l'avvocato laico o anche il difensore del vincolo laico, ma anche giudici laici ormai che sono entrati a pieno titolo nell'organico dei tribunali E ecclesiastici. si occupano in prevalenza di cause di nullità o hanno Si anche altre occupano di mansioni? cause di nullità matrimoniali prevalentemente anche perché sono i processi più numerosi, più trattati nei nostri tribunali, gli altri procedimenti no, si trattano poco, un po' più del diritto penale, più nell'ambito del diritto penale. Una delle cause che dicevi prima riguarda appunto la poca maturità, no, con cui si arriva al matrimonio. E Livorno, ma anche un po' la Toscana, purtroppo ha questo dato veramente alto di divorzi, di separazioni. Ti sei fatto un'idea sul come mai Non lo so se è un problema endemico di della città di Livorno? Livorno, è un dato non da essere fieri, ecco, quindi, perché comunque il fatto di scegliere la separazione o il divorzio come unica soluzione ai conflitti coniugali ci fa pensare.
ci potrebbero essere soluzioni diverse, la Chiesa potrebbe fare qualche cosa di più, certamente sì, anche se la Chiesa cerca di proporre, no? Gruppi di famiglie che tengono unite le coppie. Credo che oggi, almeno l'esperienza che mi sono fatto in questi anni, chi viene a chiedere il matrimonio ha una scelta forse un po' più convinta, Rispetto al ha passato. spassato che per uscire di casa bisognava sposarsi. Oggi si esce di casa anche senza sposarsi, quindi le coppie che chiedono oggi il matrimonio sono già conviventi, C'è una consapevolezza c'è già una diversa. consapevolezza, quindi probabilmente inizierà fra 20 anni, ci sarà una situazione diversa, no? Completamente, certo. E i figli in queste situazioni come la vivono? La nullità, no? È stata interessante una locuzione del Papa di qualche anno fa che si è preoccupato, il Papa Francesco, dei figli, quindi ha richiamato, cioè, in qualche modo richiamato, non richiamato rimproverata, ma essere prudenti, perché spesso i figli possono rimanerci male, no? In una dichiarazione di nullità e quindi bisogna tener conto anche di loro. Mi è capitato, ad esempio, di aver avviato una causa. Una parte aveva istruito una causa e poi di averla ritirata, sospesa, perché il figlio si era un po' inquietato di questo, perché se ne fa una questione personale. E io che fine faccio, no? Se non c'è più il matrimonio, però io credo che la risposta ce la stanno dando la società di oggi. Ci sono tanti figli al di fuori del matrimonio, sono amati uguale, sono accolti uguale. E quindi sono figli anche loro, Certo, naturalmente c'è cioè, l'aspetto religioso che appunto in questo caso conta di più, Viene no? sempre. Quindi sì, il divorzio va bene, però la nullità no, è qualcosa di obbrobriosa, qualcosa che non si accetta, come se fosse qualcosa di deplorevole, ecco, quindi. Anche il divorzio, allora in questo caso allora dovremmo dare lo stesso peso, no? Se è così, dovremmo dare lo stesso peso a tutte e E due. invece forse più riguarda più la coscienza, il discorso del sacramento rispetto agli effetti civili di un Sì, matrimonio, di quindi un il divorzio. matrimonio comunque, la coscienza è il motivo per il quale casomai uno chiede la nullità. Quindi è importante, come lo dicevamo prima, no? Di far chiarezza nella propria coscienza. Una delle varie domande che fa il giudice alla parte è per quale motivo ha introdotto questa causa di nullità? Per risposarti in chiesa non dovrebbe essere il motivo principale, il motivo di coscienza è il motivo religioso. Quindi non verso un altro evento, ma giusto per vivere una vita Prima faccio diversa, chiarezza e ecco, poi, casomai affronto un'altra d'altronde il dato delle celebrazione. separazioni e divorzio aumentano matrimoni, ma un dato interessante è che aumentano le seconde nozze. Anche quella. Chiede un telespettatore, ma penso che sia questa una domanda veramente generale, come si può contattare l'ufficio tuo, come possono arrivare a chiedere, a avere una Normalmente telefono consulenza? o nella diocesi di Livorno, nelle varie diocesi della Toscana, in ogni diocesi c'è sempre un referente, basta contattare direttamente il centralino delle varie curie, come quella della curia di Livorno, e quindi che poi crea il contatto con chi si occupa Delle di fare cause. delle cause di nullità o di fare le verifiche. Quindi prendere un appuntamento telefonando Se direttamente alla diocesi. Vedete, sta scorrendo un altro Depli, un altro era un sentieri, uno della rivista di cui si occupa la diocesi, che è appunto ha riguardato, è stata incentrata proprio su questo aspetto della nullità matrimoniale. E quindi anche questo Depliant, questo sussidio, lo potete trovare presso la portineria del Vescovado in diocesi. Grazie Don Alberto, un grazie a argomento voi. veramente tosto, ma sicuramente che molti hanno apprezzato per la chiarezza. Grazie davvero Grazie dell'invito. e buonasera a tutti. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!